Grazie, bentornati in questo nuovo video. Oggi ho voluto realizzare con voi il video tutorial di questo make-up, che è un make-up comunque abbastanza colorato, un po' primaverile. E ho infatti utilizzato le collezioni, per la maggior parte le collezioni primaverili uscite ultimamente, anche per provarle un po' insieme a voi, realizzando un trucco e farvi vedere un po' com'è la resa, magari dirvi anche una mia prima opinione iniziale riguardo a questi prodotti. E niente, spero che vi piaccia e vi lascio il tutorial. Inizio applicando un ombretto in crema color Tiffany nella palpebra interna dell'occhio. È un colore molto modulabile perché più o meno sfumato assume una colorazione più o meno tenue. E devo dire che tutti i prodotti Pupa che vedrete in questo video per quanto riguarda solo questo marchio, ovviamente, sono della linea Sporty Chic. Li ho scelti appositamente per farveli vedere, che è la nuova linea. Poi prendo la palettina Fun Graphic, che è la 002, e picchietto sopra l'ombretto in crema lo stesso colore, però in polvere, Tiffany. E poi dall'altra palettina, la 001, prendo il giallino da mettere al centro della palpebra. Devo dire che questa collezione ha dei prodotti che mi sono piaciuti molto, ma le palette non sono tra questi. Sono forse il prodotto che mi è piaciuto di meno perché i colori chiari sono, a mio parere, non so se poco pigmentati o da definire più che altro molto tenui. E io amo piuttosto utilizzare i colori carichi, quindi dipende un po' anche dai vostri gusti. Poi, per definire un po' l'occhio e dare tridimensionalità, uso un ombretto Inglot 341 opaco. Questo perché le palettine di Pupa hanno solo ombretti, come vedete, satinati brillanti, non hanno ombretti opachi. E poi, sempre dalla palettina 002, prendo questa sorta di marroncino bronzato per iniziare a dare una sorta di definizione all'occhio nella parte esterna. E lo sfumo con un pennellino a penna. I colori del marrone mi piacciono molto di più per quanto riguarda la palettina. Infatti, devo dire che la numero 002 è la palettina che preferisco tra le due, che è questa che vedete qui. Poi prendo il marroncino un po' più scuro e vado a dare ancora più definizione allo sguardo, picchiettandolo, rimanendo comunque abbastanza interna. Non devi evitare di fare pasticci, perché io sono dell'idea che più il colore è scuro e più deve rimanere nella zona interna per poter dare più definizione allo sguardo. E sfumo un pochino. Prendo un color panna e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare, anche questo qui è un color opaco perché già abbiamo tutta la palpebra brillante. E poi, siccome voglio dare ancora più definizione e rendere ancora più carico lo sguardo, prendo un ombretto nero, anche questo qui è di Inglot, e lo vado sempre a picchiettare giusto leggermente nella piega esterna dell'occhio senza sbordare troppo. Adesso utilizzo secondo me il pezzo forte della collezione, che è l'eyeliner Maxi Pennarello, che io adoro e posso dire che lo adoro perché lo sto utilizzando, mi sa, ormai da più di un mese. Riesco a fare delle linee super precise in pochissimo tempo, lo utilizzo persino la mattina, riesco a correggerlo facilmente con un po' d'acqua, ma nonostante questo mi dura per tutto il giorno. Poi passo al mascara, questo è il Vamp, è super conosciuto. Per il momento, se non sbaglio, è anche in promozione, non so se è ancora in promozione. Comunque andate sempre a dare un'occhiata alla loro pagina Facebook perché ci sono 6.000 promozioni ogni volta. E poi con un blush che io utilizzo da terra, questo è il color Harmony di MAC, vado un po' a definire il viso con una sorta di contouring.
Successivamente passo alle labbra applicando questa nuova matita di Neve Cosmetics, è la Orchidea. Come sapete, se guardate i miei video, utilizzo le loro matite da tantissimi anni, mi piacciono molto. E la utilizzo sia come base per il rossetto o anche solo come se fosse un rossetto lei, perché comunque è talmente morbida che si può utilizzare anche da solo come rossetto. Sulle guance utilizzo il blush 002, questo si può utilizzare anche come ombretto per i capelli, ma non l'ho mai utilizzato a questo scopo. Ci sono due colorazioni, quella color pesca e questa color rosata. In questo caso utilizzo questa perché si abbina meglio con il rossetto, ma io preferisco quella color pesca perché si sposa meglio col mio incarnato. Infine riempio le labbra con il rossetto 003, che secondo me è molto primaverile e bello carico. È molto anche idratante, è una formulazione proprio idratante, ma nonostante questo l'ho provato diverse volte e mi piace perché dura abbastanza. Ovviamente dovete stare più attenti rispetto al rossetto matte, perché essendo molto idratante tende di più a sbavare. E niente, questo è il risultato finale. Spero che vi piaccia, vi lascio qui i miei video precedenti, i miei social network e il pulsante per iscrivervi. Ciao!